Bentornati guerrieri e bentornate guerriere qui su Eller Channel. Faccio vedere che ore sono. Ore 1:58 del mattino di martedì 20 dicembre. Sapete che nel momento in cui vado a documentare qualcosa, che sia un programma frivolo o che sia quello di cui parleremo stasera, mi piace sempre darvi dei riferimenti precisi di quando viene girato il video, in modo tale che possiate anche capire la mia posizione nel girarlo. In questo video voglio fare qualche riflessione su quello che è successo poche ore fa a Berlino. Un camion si è schiantato investendo tantissime persone che erano radunate ai mercatini di Natale tipici di Berlino. C'è già chi suppone un attentato, c'è già chi parla di complotto. Io stasera, come è solito fare qua su Eller Channel, vorrei fare una riflessione su quello che sta succedendo, anche su quello che è successo sempre oggi in Turchia. Quindi se volete fare qualche riflessione insieme a me, non vi rimane che guardare questo video. Io vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Allora, qualche comunicazione di servizio, perché non essendo un video che parte da un fatto frivolo, da una trasmissione TV tipo X Factor o Grande Fratello, ovviamente mi sento di dire queste cose all'inizio del video. Innanzitutto io normalmente quando faccio questo tipo di riflessioni mi rivolgo a voi come guerrieri e guerriere, perché appunto questi video sono all'interno normalmente di una playlist chiamata la playlist sul divano rosso a casa di Eller, che è una playlist dedicata ai video un pochettino più di riflessione, un pochettino più introspettivi. E Guerrieri e Guerriere si riferisce a un gruppo che ho creato su Facebook che normalmente fa questo genere di riflessioni insieme a me, mi segue proprio per questo genere di riflessioni, e sono i guerrieri e le guerriere della gratitudine, ovvero che cercano di far valere il loro diritto ad essere grati della vita. Ma questa è un'altra storia, per cui se volete saperne di più, ve l'ho detto solo per curiosità perché poi me lo chiedete in 100.000, se volete saperne di più basta che andate su Facebook di Army of Gratitude o comunque vi guardate qualche video in più su Guerrieri della Gratitudine. Ho messo tutto anche qua su YouTube. Detto questo, vi chiedo un'altra cosa: siccome stiamo parlando di qualche cosa che non è proprio da scherzarci su, sono morte delle persone, probabilmente ne moriranno anche altre perché ci sono tantissimi feriti, si parlerà probabilmente di attentati, si parlerà di politica, si parlerà di quello che sta succedendo adesso nel mondo, vi chiedo veramente di evitare quei tristi commenti, sei troppo truccata, c'hai lo spazio nei denti, che ci passa un camion. Raga, veramente si sta cercando di fare delle riflessioni, ve lo dico in anticipo, avete l'opportunità di mostrare quanto siete intelligenti, e se non avete voglia di sfruttare questa opportunità non fatelo proprio, cioè chiudete il video, andate da qualche altra parte, non importa, insomma io non obbligo nessuno a fare le riflessioni insieme a me. Cambiate video, veramente, se non vi interessa cambiate video. Quello che voglio fare io è proprio una riflessione super partes, no? In cui non si guarda al complotto, non si guarda alla politica, ma si guarda semplicemente a quello che è il valore della vita e il valore della vita oggi, in questo secolo, in questo periodo, in questo momento sociale così delicato e così purtroppo impoverito da quelli che sono proprio i valori basilari dell'essere umano. Allora, cosa è successo stasera a Berlino? Intorno alle 8:30, quindi pieno, la gente esce, immaginatevi, mercatini di Natale, vai a comprare qualche regalino, ma anche solo per farti un giro, per stare in compagnia, magari per vedere degli amici che non vedi da tempo e che rincontri solo durante le feste, sei felice, spensierato, bam, ti arriva un tir addosso. Non sto a raccontarvi tutta la storia del tir, che forse è stato rubato, forse è stato rapito il conducente, queste cose qui le leggete su tutti i blog che ci sono in internet, io stessa appunto le informazioni le ho prese proprio su lì. Avete visto, è l'una del mattino, io sono appena tornata, ero a casa di mia sorella con i miei nipoti e sono tornata da poco, a casa di mia sorella non c'è internet, non va, e quindi queste informazioni le ho potute vedere solo nel momento in cui sono rientrata a casa e ho voluto fare questo video di riflessione insieme a voi. In passato ho sempre evitato di fare questo genere di video perché effettivamente mi rendo conto che spesso e volentieri argomenti di questo genere vengono sciacallati
in ogni senso possibile e immaginabile. Vengono sciacallati da chi dovrebbe fare informazione, vengono sciacallati da chi dovrebbe fare controinformazione, vengono sciacallati da chi ha semplicemente voglia di parlare di qualcosa di cui parlano tutti, o di chi ha voglia di fare delle chiacchiere da bar o di prendersela con una fazione piuttosto che un'altra. Quello che io sto cercando invece di stimolare nel mio cervello innanzitutto, nel mio pensiero innanzitutto, ma anche magari in quello di qualcuno di voi, è proprio una riflessione personale, una riflessione umana che arriva da ognuno di noi. Di versioni su questo fatto se ne sentiranno tantissime, come si sono sentite tantissime versioni sui fatti di Parigi, sui fatti che sono successi in passato, sull'Egitto, ma me ne vengono in mente veramente tantissimi, sulle Torri Gemelle. A partire dalle Torri Gemelle in poi veramente c'è una, come possiamo definirla, una letteratura e una videoletteratura in merito che è veramente enorme. Raccogliere tutti i video che sono stati fatti in proposito su teorie e antiteorie, su complotti e anticomplotti, su politica e antipolitica, sarebbe veramente un lavoro madornale. Poche persone si sono interessate invece al lato umano di questa faccenda. Al lato umano perché? Perché oggi più che mai mi viene da dirvi: la vita è una sola. Aver paura di andare a fare degli acquisti di Natale in un mercatino, aver paura di uscire con gli amici per andare a un concerto, aver paura di andare al supermercato o in un centro commerciale, non è una bella vita. Vivere con la paura di ritrovarsi in mezzo a qualche cosa che è più grande di noi e che magari potrebbe coinvolgerci in prima persona, o addirittura farci rimanere qui e farci perdere qualche caro che magari appunto è andato al mercatino piuttosto che al supermercato, piuttosto che in qualunque posto, in autostrada, all'aeroporto, a lavorare, in ufficio, non è una bella situazione, viene voglia di chiudersi in casa. Io sono una di quelle che sostiene che non bisogna aver paura della paura, perché in realtà la paura è uno strumento per tenerci a testa bassa tutti quanti e per poterci governare meglio, per poterci comandare meglio, per poterci spiare meglio, per potersi fare meglio i fatti nostri, perché quando si offre così tanta protezione, però ovviamente la protezione ha un prezzo, no? Io ti proteggo, ma devo sapere chi sei, cosa fai, dove sei, dove vai, devo sapere quanti liquidi porti in aeroporto, cioè capite bene che poi il confine tra quello che è la sicurezza e quello che è invece la privacy diventa veramente sempre più sottile, e questo fa comodo a tanti. Io non posso negarlo, che lo penso veramente, questa situazione fa comodo a tanti poteri. Però questa situazione è innegabile che c'è, questo pericolo è innegabile che c'è, perché tutta quella gente ignara, quei 45 feriti che si porteranno delle ferite ben più gravi dentro, nella loro vita, nei loro ricordi, nei loro pensieri, quelle 45 famiglie che sono coinvolte, perché amici anche. Io mi ricordo quando sono cadute le Torri Gemelle, una mia cara amica, era proprio in quella zona, in quel quartiere. Sapevo che era a New York e faceva avanti e indietro proprio per lavoro dalle Torri Gemelle. Io sono impazzita per una settimana perché non riuscivo a contattarla, non si riusciva a contattarla, non sapevo se era viva o morta, dispersa. Io che ero un'amica. Immaginatevi voi come potevano stare i genitori, i parenti, come stava lei stessa nel non poter comunicare. Quindi queste situazioni sono innegabili, succedono. La motivazione non sarò io a dirvela, e non è questo il luogo di fare delle illazioni che poi non hanno assolutamente alcun tipo di base, o quantomeno non la possono avere su questo genere di canali YouTube e con questi pochi minuti che abbiamo a disposizione. Per cui non voglio farla qui. L'unica cosa che voglio dire qui è che vi invito a leggere tutti i blog, tutti i telegiornali e tutti i video che andranno in onda da adesso in poi in maniera un po' personale. Non lasciatevi trasportare
da tutto quello che è la conseguenza della paura, del sentimento della paura. Non lasciatevi trasportare da tutto quello che è un retaggio politico e sociale che magari vi portate dentro. O quantomeno io non vi dico di non seguire il vostro credo, però mettete proprio davanti il vostro credo, mettete davanti i vostri valori e ricordatevi che la vostra vita è una sola. È questa, quella che facciamo qua, quella che viviamo qua. E la viviamo in questo pericolo. E quindi sta a noi decidere se vivere la nostra vita all'insegna della paura o all'insegna dell'attenzione consapevole e responsabile, che è molto diversa dalla paura. All'insegna di un ideale comune che forse è un ideale di facciata costruito ad hoc per nascondere qualche cosa dietro, oppure a un ideale nostro che noi sentiamo affine ai nostri valori, che noi sentiamo in linea con il nostro cuore, con l'affetto che noi proviamo verso i nostri figli, verso i nostri genitori e verso le generazioni a cui stiamo dando vita. Queste cose ve le dico perché le sento io, quindi vi dico: non andate dietro a qualche cosa che in questo momento vi fanno apparire come l'unica cosa giusta, la sola cosa giusta. Cercate di pensare col vostro credo, col vostro cuore, con la vostra testa e con tutto ciò che vi ha insegnato la vostra vita, l'esperienza che avete fatto con le vostre mani, quello che avete visto con i vostri occhi, quello che avete sentito nel vostro cuore e non quello che vi hanno fatto credere che fosse. Io questo lo sto dicendo più che altro, sto continuando a ridirlo a me stessa, perché è molto difficile mantenere l'equilibrio in uno stato di cose così. In Turchia l'ambasciatore russo che viene ammazzato da un ex poliziotto turco per una rivendicazione, che viene ammazzato sotto le telecamere, e lui che dice: io so già che non uscirò vivo di qui, per cui non vi avvicinate, sennò uccido anche voi. A che punto siamo arrivati? Qual è il valore della nostra vita? Per che cosa siamo disposti a dare la vita? Per la vita o per la morte? Mi viene in mente una frase di Gandhi. Io normalmente quando succedono queste cose cerco di ribilanciarmi leggendo appunto storie di personaggi come appunto Gandhi, Nelson Mandela. Questi sono le mie ispirazioni. Gandhi cosa diceva? Occhio per occhio il mondo rimane cieco, perché non si può pensare di continuare a combattere una cosa con la cosa stessa, non si arriva da nessuna parte. Dobbiamo essere noi il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. So che è quasi illusorio, quasi assurdo dirlo in questo momento, però forse è proprio in un momento come questo, in un periodo storico come questo, che dobbiamo ricordarci e mettere in primo piano il valore della persona, il valore dell'essere umano. Qua si muore veramente così. Mi viene in mente un'altra delle cose che mi porto nell'anima, nel cuore, che è una poesia che recita: si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Ragazzi, si sta veramente come d'autunno sugli alberi le foglie, ma si sta così a casa propria. Ungaretti era in trincea quando parlava di questi versi. Mi leggete forse un'espressione un po' triste sul viso, sapete che io non voglio mai accogliervi con questo dialogo facciale, non è nei miei valori. Ma effettivamente questo che mi vedete in faccia è proprio il disagio creato proprio da questo disequilibrio in un mondo in cui veramente siamo ricchi di tutto, siamo ricchi di cultura. Noi schiacciamo un tasto sul cellulare e in questa cosina qui abbiamo tutto lo scibile umano, tutto ciò che l'umanità faceva fatica per sapere, noi ce l'abbiamo facendo click su questa cosa qui, la teniamo in tasca. Abbiamo delle possibilità infinite che sono diventate concrete per ognuno di noi. Abbiamo la possibilità di operarci per il bene altrui oltre che per il nostro, e abbiamo la possibilità di farlo tutti i giorni, e invece ci ritroviamo in questo stato di cose e ognuno di noi sente dentro di sé un senso di impotenza nei confronti di queste cose perché sembrano molto più grandi di noi. E ci sentiamo impotenti di fronte a queste cose. Beh, io vi dico, non siamo impotenti. Non siamo assolutamente impotenti. Ognuno di noi può far sì che la propria vita diventi un tassello grazie al quale ci siano meno persone che confluiscano all'interno di correnti di violenza come quelle a cui assistiamo in questi momenti. Ognuno di noi può dare l'esempio con la propria vita, non possiamo fare altro, ragazzi, non possiamo andare a salvare nessuno perché queste cose arrivano così, non è come la guerra che è programmata, sappiamo che cadono le bombe, no, gli attentati arrivano così,
le uccisioni arrivano così, quando meno ce l'aspettiamo, dove meno ce l'aspettiamo. L'unico modo di far capire che il mondo è anche un posto diverso è proprio quello di mettere in atto per primi nella nostra vita un cambiamento radicale che ci porta a non reagire, ma ad agire secondo quello che è il nostro fine. Dobbiamo essere noi per primi il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo, secondo quello che è il nostro fine, il nostro credo, la nostra visuale delle cose. Niente, la riflessione che volevo fare era questa. Ovviamente questo è un video lungo. Quando avete bisogno di informazioni lampo, ci sono i video del TG da 3 minuti, ci sono tutti i video di questo mondo che vi riportano i fatti. Durano 3 minuti, guardate quelli. I miei video vogliono essere costruiti su basi diverse. Sicuramente questo non è un argomento frivolo, per cui mi auguro che chi si accosta a questi argomenti abbia anche un desiderio di critica un po' più approfondito rispetto a chi si accosta a un Grande Fratello piuttosto che a un X Factor, con tutto il rispetto comunque nei confronti delle riflessioni che si fanno a proposito di questi argomenti. Però qua si parla veramente di vita o di morte, non c'è paragone con nient'altro. Mi auguro insomma che questo video vi abbia portato qualche cosa, non so che cosa, io spero di avervi stimolato una riflessione, ripeto, nel modo in cui volete voi, non vuole essere una riflessione indirizzata in un modo piuttosto che in un altro. L'unico indirizzo che io cerco sempre di dare o di chiedere, se vogliamo, è proprio quello di essere personali, di essere se stessi anche in questo tipo di situazioni, di non andare dietro a una massa che chissà se è indirizzata, da chi è indirizzata e dove è indirizzata. E noi non lo possiamo sapere, credetemi, anche quanto andiamo a fondo ci sarà sempre una teoria e un'altra ugualmente contraria, uguale contraria. Per cui insomma mi auguro veramente che questo video vi abbia dato modo di fare qualche riflessione in più. Iscrivetevi al canale se volete fare ancora qualche riflessione insieme a me, ci sono svariate playlist su cui trovate questo tipo di riflessioni, spesso ne trovate a partire da argomenti molto più frivoli e mi piacerebbe sinceramente dover trattare solo quegli argomenti e non argomenti che partono da eventi così tragici e così dolorosi per tutta quanta l'umanità, non solo per i tedeschi. Io vado a nanna un po' così, spero di riuscire a dormire sinceramente perché queste cose mi toccano un po' nel profondo. Ma comunque vi auguro una bellissima vita, vi auguro di arrivare veramente a sentire nel vostro cuore che la vita è una ed è adesso, non è domani, non era ieri, è adesso, tutto quello che voi vivete, che potete vivere adesso, per cui pretendete sempre il meglio e il massimo, innanzitutto da voi stessi e poi anche dall'ambiente che vi circonda, ne avete il diritto, ne abbiamo il diritto. Vi mando il solito bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.